Maurizio Fondriest è in fuga con il belga Criquelion. All'ultimo chilometro i due vengono raggiunti dal canadese Bauer. Quando parte la volata, Bauer stringe Criquelion che cade e Fondriest si ritrova da solo. Passa il traguardo a braccia alzate. A 23 anni, 7 mesi e 13 giorni è il campione del mondo italiano più giovane di sempre. Signore e signori, buongiorno e benvenuti a Rolls, o René se preferite, per il campionato del mondo professionisti su strada. Il via verrà dato fra 10 minuti, il circuito misura 13 km e 700 metri, dovrà essere ripetuto 20 volte per un totale di 274 km. Ed ecco in prima linea, vediamo Argentin, Fondriest, Ballerini, Boltempi, Leali e Saronni. Succede che Fondriest sta attaccando. Sì, ma anche Fondriest non mi sembrava tanto forte, però adesso il finale, nel finale è tutto diverso, no? Siamo all'ultimo giro, quindi agli ultimi 20 minuti di gara di questo incertissimo e, consentitemi di dire, bellissimo campionato del mondo. Allora, Laven, Giannetti, Piper, Kuhn, Bauer, Cassani, Fernandez, Criquelion, Pansek, Signon e Lilot all'inseguimento di questi, Fondriest e Bolt. Anche Fondriest e Bolt si sono portati nel gruppo di testa. Siamo all'ultima tornata, mancano 13 chilometri alla conclusione. Ecco, vediamo Kelly, Fondriest al controllato, Roche e Kelly in testa al gruppo. Kelly ha guardato Roche, ma Roche non è in grado di dargli una mano, mentre scatta Fondriest all'inseguimento di Criquelion. E a questo punto ci auguriamo che, mentre passano le moto e la scia delle moto non può che favorire Criquelion, ecco Fondriest, ci auguravamo proprio di vedere spuntare la maglia azzurra del Trentino, una coppia ben assortita. Il vantaggio a 12 km e 500 metri, attacco di Fondriest e Criquelion. Criquelion che, per la verità, ci era sembrato un attimo in difficoltà. Quella gamba che si è allargata di colpo ci ha dimostrato in quel momento che la pedalata di Criquelion non era certo delle migliori. Criquelion e Fondriest hanno ancora una manciata di secondi, c'è un po' di incertezza, ecco i secondi, il vantaggio, 15 secondi, circa 16 secondi di vantaggio a 7 km dall'arrivo. Splendido lavoro di tamponamento da parte del romagnolo Cassani, che si sta veramente impegnando a bloccare tutti gli attacchi. Bravissimo Cassani.
ecco che arriva Bauer al comando, Bontempi, Bugno, poi quando tutto sembrava ormai risolto, gruppo nuovamente compatto a due tornate dalla fine, sono 274 i chilometri finali, 13 chilometri e 700 per giro da ripetere 20 volte. All'ultimo giro scatto di Krikeyon, Van Driest prontissimo a lanciarsi nella scia del belga, ed ora uno sprint a rallentatore, nessuno dei tre ha il coraggio di partire in questo arrivo che negli ultimi 800 metri ha un dislivello di 40 metri. Sulla sinistra Bauer, evidentemente Van Driest teme più Bauer del belga, si volta per controllare quanto avviene alle sue spalle, siamo a 375 metri dalla conclusione, sprint finale del campionato del mondo, 55esimo della serie, con Bauer, Krikeyon, Van Driest, nessuno dei tre ancora il coraggio di lanciare lo sprint. Ecco Bauer, scatta il canadese Bauer, quarto al Tour de France in questa stagione, si è imposto nel trofeo La Iguaglia, ha vinto, ecco che passa Krikeyon, c'è stata una sbandata incredibile da parte di Bauer, ed è Van Driest che vince, Maurizio Van Driest campione del mondo, Maurizio Van Driest campione del mondo. Qualificato il canadese Bauer, la giuria quindi manda sul podio Gaillan, il francese, e lo spagnolo Fernandez.